Signore e signori, un ben ritornato a tutti in questo nuovo simpatico video dei Pokémon. Allora, dunque, non sono andato più di tanto avanti, nel senso, ho livellato sì qualche livello nei Pokémon, però mi sono dovuto fermare perché c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, nel senso che mi si è scaricata la Pokéball e quindi c'è stato un altro grosso inconveniente tecnico che purtroppo io volevo tenermeli bassi i Pokémon, invece cioè volevo tenermeli piccoli perché fanno prima a fare esperienza, cioè ne occorre di meno per passare di livello, però purtroppo eccezione fatta per Gyarados o Gyarados o chiamato come cazzo vi pare. Purtroppo Squirtle si è evoluto in War Turtle, vabbè, insomma, tartaruga da guerra. Perché purtroppo mentre stavo schiacciando B per bloccare l'evoluzione durante un level up, mi si è scaricata la Pokéball e quindi grazie, arrivederci. Abbiamo un Pokémon evoluto in squadra, quindi ci metterà un po' di più a salire di livello teoricamente. E niente, adesso ci sono un paio di livelli in più nei vari Pokémon, non mi ricordo quanti di preciso perché ho perso il conto. Comunque ho fatto qualche livello in più giusto per non averci proprio scrausi al 30 o al 31. Adesso sono tutti intorno al 34-35, eccezione fatta per Pikachu e Pidgey, che sono i primi che ho avuto, che sono a livello 37-38. E Gyarados, che vabbè, lui è un caso a parte perché ci mette una vita a livellare perché ha soltanto due evoluzioni. A parte questo, che stavo per ruttare malissimo in faccia a Bulbasaur, cosa facciamo? Niente, facciamo un attimo un giro dal centro Pokémon, perché non mi ricordo più se avevo fatto riposare la squadra l'ultima volta o meno. E niente, poi andiamo amichevolmente a sfondare il suddetto culo ai membri del Team Rocket, così almeno ci togliamo una bella rottura di palle e riusciamo ad avere la sonda spettrometrica lì, come cavolo si chiama. Il primo in mezzo alle palle è lui. Non so di preciso adesso se sarà da lottare o meno, ma vediamo. No, non dice niente. Tu, no, tu non sei il Team Rocket. Ah, la pietra idrica, giusto. Non mi devi cazzare. Cosa ci fa Brock? Sono appena tornato alla base di Azzurropoli. Mantega è importantissimo. Per qualche motivo però non mi hanno fatto entrare. Ho provato a vedere come somiglia a Capopalessa, vabbè. Prendili tu, vabbè. Plumbeo Saratini, aggiudicato. Sono molto asciutti, quindi fanno venire sete. Tieni questo per infrescarti la gola. Ah, abbiamo preso il tè. A quel guardiano assetato. Faccio il tifo per te, aggiudicato. Allora, noi teoricamente abbiamo adesso, quindi questo qua non si può entrare. Ah no, si può entrare. Salve. Non è stato qui. Ma questo qui è, non è la palestra questa. Cos'è questo, scusate? Condominio di Azzurropoli. Vabbè, non è la palestra, è un condominio questo. Che cazzo... Non ho capito. Signora! Perché non mi va dritto il personaggio? Salve. Non ho capito. Io volevo scendere più che altro dall'altra parte.
Cioè, ci sarà qualcosa di là sicuramente. Qui invece cosa abbiamo? Io sono il grafico che ti ha disegnato. Siamo dentro la sede del coso, della Game Freak. Quando avrei finito. Ah, devo portarglielo quando l'ho finito, ok. Io ho scritto la storia. Interessante, siamo nella sede della Game Freak. Cosa c'è scritto qua? Game Freak, reparto sviluppo. Ci avrei giocato i coglioni, guarda. Ma qua non c'è niente. No. Una Pokéball. Tra gamelle vitalità F. E proprio io voglio andare di là. Devo smettere di canticchiare con la musichetta di sottofondo. Vabbè, e quindi qua non c'è un cazzo, beh, non posso passare di qua. Ci sarà un altro posto dove girare. Tipo qua dietro. No. Qua dietro no. Qua no. Questo cos'è? Centro commerciale di Zoropoli, fico. Oh, c'è il Gloom. Ah. Un Basaur, dica. Cosa che è? È attirato dalla fontana? Ok. Coughing, qua non c'è niente. No, un altro Snorlax, no. Puttana bastarda. Qui c'è un buco, scusate. Ah no, non si passa comunque. Qui un fracco di edifici, ma dov'è l'entrata di qua? E questo cos'è? Salve? Ho perso nuovo. Ah, il casino sto qua, dove lo sa giochi, di chiamatela come cazzo vi pare. Qua non c'è niente. Consigli utili, lo stesso bisogno della Lotus. Il soprocondo è la probabilità di mettere brutti colpi e il centro commerciale trovi strumenti con i bisogni. Ho aggiudicato. Pubblicità del centro commerciale di Azzurropoli. Ah, un altro del Team Rocket. Salve! Ti asfalto dopo, non ti preoccupare. Ma si può entrare? Fico! Quel gioco di Pokémon che volano è un successore. Quel gioco con i Pokémon che volano è un successore. Che sento che... I Pokémon che volano. Quel cazzo di Pokémon, che cazzo di gioco è? Boh, non ho colto il riferimento. Una stradina secondaria con una tizia. Salve! Ah no, c'è il coso del taglio. Ok, l'ho visto dopo. Quindi la palestra è qua sotto. Pikachu, lavora. Eccola qua la palestra. Salve. Oh, sti cazzi. Bella. Ne hai uno? Carino? No, beccati Pikachu. Ma no, ma dai, ma dimmi te se devo smielarla con i Pokémon sta qua per poter affrontare la palestra, dai. Vabbè, comunque, prima di fare la palestra
io avrei un conto in sospeso con il Team Rocket che adesso andiamo subito a regolare. Madonna, come crescono in fretta sti cazzo di alberi. Te non mi rompere i coglioni, c'hai la faccia brutta. Allora, dunque, come faccio poi a... Non mi ricordo più come si faceva per andare nel retro del... Cosa cazzo è? Come si apriva la porta segreta del te lo ricordi? Esaminando il posto di quel veicolo. Che ha a che fare con il nostro nome. Il poster del veicolo? Qua non ce ne sono di poster col veicolo. Tu? Ma no, ma devo così dentro una sala giochi devo per prendermi ammazzate con... Come dimmi te se si può. Ma... Allora... No, aspetta, è un po' come un... Raticate è normale, metto Pikachu che ha doppio calcio, che facciamo presto a togliercelo dalle scatole. Vai Pikachu, facci sognare. Grande Pikachu che eviti la mossa, sì, ma perché ti ha coccolato la tizia prima sei diventato tutto, eh? Allora, vediamo un po' a doppio calcio. Sui denti e sui denti, perfetto. È super efficace. 504 così a random, perché lui è più figo e allora ne prende di più. Acciderbolina. Meglio dirlo al capo. Perché sto un po'... C'è un pulsante segreto, premiamolo. Da qualche parte sul piano. Ah, Team Rocket. Sì, adesso ho capito dopo. Vedevo che c'era la coda di Pikachu che era un po' impaziente. E quindi cosa facciamo? Andiamo a spianarli? Andiamo a spianarli, dai. Allora, vediamo subito cosa fa il pallino rosso. Niente. Allora, è proprio una decorazione del pavimento, perfetto. Oh, salve! Sapessi come sono arrivato fin qua. Coffinger contro Bulbasaur. Secondo me non funziona, però. Allora, vediamo subito se Foglie Lama serve a qualcosa, se dobbiamo cambiare Pokémon. Mi sembra che non serve un cazzo. E infatti. Allora, cambiamo subito Pokémon, facciamo Charmander. Vai Charmander, vediamo cosa sai fare. Fango, eccola là. Allora, lotta. Apriamo subito con Ira di Drago, giusto perché sì, Charmander è simpatico. L'ha preso sui denti. Qua non l'ho capita, però va bene lo stesso.
Non avevo usato nessun potenziamento io, però me li ha fatti tornare normale, quindi meglio così. Ops. Prossimo. Salarata, vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon. Dove sei? Pikachu. Facci sognare, Pikachu. Tu che c'hai questo doppio calcio potente. Rattata, si aveva Rattata, cioè. Easy. Lotta. Doppio calcio. Uno è bastato, boh. È super efficace con un effettivo di un'altra nuova energia, perfetto. 140 punti XP. Rattata, oh, ma di nuovo. Allora, lotta. Doppio calcio. Non potevi utilizzare il calcio rimanente di prima? È super efficace, e vabbè. Ah già, abbiamo vinto, eh? Che brutta storia. Non mi fa vedere un cazzo qua. Qua c'è una Pokéball qua sotto. Potenza S. Non mi fa interagire con niente, va bene. Ah, qua c'è una porta che deve essere aperta, interessante. Allora, dunque, quindi adesso ci tocca andare in giù di qua. Salve. Lei che sta facendo un cazzo? Voglio sconfiggere Team Rocket. Completo Rocket della spia. Ah. Per essere nel caso degli effetti. Vabbè, pazienza. Salve. In quartier generale addirittura siamo. Dai, su. Golbat. Golbat, com'è che era elettrico? Non mi sembra che gli faccia un cazzo il. Anzi, è in difetto Bulbasaur. È in difetto perché è debole agli attacchi che volano. Quindi facciamo Pokémon. Di nuovo Pikachu. Dai, su. Tor di raggio, minchia palle. Sì, dai Pikachu, non ti confondere troppo, eh. Lotta. Essendo Golbat che è già evoluto, meglio partire con fulmine diretto. Pikachu confuso. Aia. Golbat usa morso. Pikachu, ti hanno appena dato una morsicata sui denti, magari si ti è svegliata, cosa dici? Che infatti non è più confuso e ti arriva un fulmine sui denti adesso. Ciao Golbat, è stato un piacere averti conosciuto. Golbasaur riceve 500 spingi punti esperienza. Ciao, rimandi al livello 35. Adesso ho la Pokéball che è collegata col cavo, quindi col cazzo che mi faccio evolvere il Pokémon. Ok, tu te sei a posto. Poi di qua c'è solo una Pokéball. Ah, Ultra Ball, buono, buono. Quindi qua non c'è un a parte quella porta là che non si apriva, devo scendere. Salve. Scusi, per il mare? No, non ce lo dice.
Cos'hai te di bello? Ipno. Oh merda. Ipno. Non mi ricordo più. Vediamo un po' se non penso funzioni. No, è un attacco normale. Niente di che. Dai, con un attacco. Brutto colpo? Lo sapevo già. Un grande Bulbasaur che mette l'attacco. Vai ancora di foglie lama che è l'attacco più forte che abbiamo. Fino a quando vanno impallinato. No, non è... puttana. Proviamo a fare un attacco, vedere se per sbaglio si sveglia. Bulbasaur dorme e invece no. E adesso che ti sei preso uno schiaffo voglio vedere se non ti svegli. Infatti. Perfetto, ciao Ipno, è stato un piacere averti conosciuto. Mi arrendo, oh mio Dio, moriremo tutti. Ok, un altro... No, il giochino di sto cazzo. Signori, siamo a 21 minuti di video, abbiamo appena iniziato a fare il covo del Team Rocket e dobbiamo fare questo giochino simpatico, quindi per il momento un saluto a tutti, alla prossima e ci vediamo per la puntata del giochino delle piattaforme, siamo 20 o come cazzo è, non lo so. Un saluto a tutti e alla prossima, ciao!